silenzio assordante dei media, PD, Forza Italia e la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo stanno votando un trattato suicida per l'Italia e l'Europa. Stiamo parlando del CETA, un trattato pericoloso come TTIP. CETA è l'acronimo di Accordo Economico e Commerciale Globale. Questo accordo ha l'obiettivo di eliminare i dazi doganali tra l'Unione Europea e il Canada. Sul sito della Commissione Europea si legge: il CETA, una volta applicato, offrirà alle imprese europee nuove e migliori opportunità commerciali in Canada e sosterrà la creazione di posti di lavoro in Europa. È falso. Il CETA distrugge le piccole e medie imprese italiane a favore delle grandi multinazionali. Guardiamo quali conseguenze disastrose si porterà dietro il CETA. Nell'agricoltura, il CETA dà il via libera all'invasione di OGM. Italia e Canada sono grandi produttori di grano, ma con il CETA il prezzo del grano canadese sarà più basso e quindi più competitivo di quello italiano. Nell'economia, le piccole e medie imprese italiane ed europee saranno schiacciate dalla concorrenza delle grandi multinazionali canadesi. Le imprese chiuderanno, lasciando a casa milioni di lavoratori. Le grandi multinazionali potranno permettersi economie di scala a costi di produzione più bassi, a scapito delle piccole e medie imprese italiane che non saranno più competitive. Nella salute e nell'ambiente, il Canada permette l'utilizzo della ractopamina negli allevamenti dei suini, uno steroide già vietato in oltre 160 paesi, e gli ormoni nella carne bovina. Il CETA porterà questa sostanza sulle tavole degli italiani e degli europei. L'aumento nel commercio transatlantico causerà l'aumento delle emissioni inquinanti del comparto dei trasporti. Nella democrazia, con il CETA nascono le corti arbitrali. I governi non saranno più in grado di proteggere i propri mercati e i prodotti. Con il CETA le multinazionali possono citare in giudizio gli stati che sminuiscono i loro prodotti nocivi. Con il CETA addio ai ricorsi per le imprese che violano le regole ambientali, le norme sul lavoro o sulla salute pubblica. Grazie colleghi. Non parlo agli inutili esponenti della Commissione europea che sono sordi, parlo ai cittadini italiani ed europei che ci stanno seguendo fuori da questo palazzo. Oggi siete complici dell'ennesimo regalo alle multinazionali e alla finanza. Ci rimetteranno il posto di lavoro in Europa a circa 200.000 lavoratori, operai, agricoltori, piccoli imprenditori. Oggi voi scegliete di portare sulle tavole dei nostri figli la carne agli ormoni e il grano OGM, magari trattato con pesticidi vietati in Europa. Dopo il riso dalla Birmania, l'olio della Tunisia, i pomodori, le arance del Marocco, voi nel nome del vantaggio di pochi riempite le tavole delle schifezze di altrettanto pochi. Oltretutto permettendo l'arrivo in Europa di tutto il finto Made in Italy, il finto prosciutto di Parma, il finto parmigiano reggiano, la finta mozzarella. Datele ai vostri figli quelle schifezze. Noi vorremmo che ciascuno potesse mangiare quello che la terra e il mare e il buon Dio ci hanno dato. 40.000 posti di lavoro in Italia, 40.000 posti di lavoro in Francia. A rimetterci saranno sempre i soliti, a guadagnarci sarete voi. Però io vi dico che la Brexit, Trump, le elezioni in Olanda, in Francia, in Germania, in Italia e in Austria stanno dimostrando che i popoli si stanno svegliando. Quindi fate in fretta a fare gli ultimi regali ai vostri amichetti, perché i popoli stanno arrivando a prendervi. Preparatevi a fare le valigie per andare o in Canada o in Cina, che vi aspettano a braccia aperte.